Salve a tutti, sono Paolo De Palma, sono una guida turistica delle Regioni Campania e oggi vi accompagno a scoprire il comune più piccolo dell'isola, il comune di Laccameno, tra i più graziosi dell'isola. L'aggettivo ameno fu voluto dal sindaco di Laccameno, pensate, già nella metà del 1800, siamo nel 1862, quando chiese a Vittorio Emanuele II di poter appunto aggiungere al nome Lacco l'aggettivo ameno, piacevole, bello, perché è veramente tra i comuni più belli dell'isola. Per quanto riguarda il toponimo Lacco, ci sono due scuole di pensiero. Uno lo fanno derivare dal greco, da Lakkos, che significa pietra, fossa, probabilmente dovuto al fatto che in realtà Laccameno si apre proprio come un anfiteatro naturale tra le colline e verso il mare. Altri lo fanno derivare dal latino locus, luogo. Quindi in ogni caso un paese veramente bello. E qui vi inquadro il simbolo di Laccameno, che è il fungo, un masso di tufo verde che è stato quasi sicuramente esploso da un'eruzione vulcanica, proprio una bomba vulcanica che è atterrato qua, da questo lato qua dell'isola. Vi ricordo che siamo a nord-ovest di Ischia, e poi il vento, le onde e la pioggia l'hanno scolpito in questa forma molto singolare, appunto, di fungo porcino. Anche se dobbiamo dire che, per quanto riguarda il fungo, sulle cartine nautiche dell'isola, che ritornano indietro di 200 anni, nell'Ottocento era segnato con un altro nome, era segnato col nome di Scopulus triglie, probabilmente perché si pescavano le triglie. Se osservate bene, sulla sommità ci sta questa pianta che è l'euforbia, che assume colorazioni in base alla maturazione della pianta, delle foglie, proprio gli stessi colori della triglia. E qui a Laccameno, già al centro, troviamo delle spiagge, degli stabilimenti. Vedete, balneari. In alto vediamo il Monte Pomeo, oggi coperto dalle nubi. Diciamo che il tempo a maggio qui non è che ci stia tanto aiutando, sta facendo un po' i dispetti. E adesso ci inoltremo appunto al centro del paese. Vedete tutti questi ristorantini sul mare. Lì davanti a noi abbiamo il primo albergo costruito, il primo 5 stelle costruito sull'isola, da Angelo Rizzoli. Noi al cavaliere dobbiamo tutto, perché lui è arrivato qua nella metà del Novecento, nella seconda metà del Novecento chiaramente, si è innamorato del luogo, del posto, ne ha capito le potenzialità e ha deciso di investire qui sull'isola e soprattutto a Laccameno. Ha costruito il primo 5 stelle sull'isola, altri alberghi a 4 stelle e pensate, nel 1962 ci ha dedicato e ci ha regalato, per meglio dire, l'unico ospedale dell'isola dedicato alla moglie Anna. E abbiamo già una prima domanda. Salutiamo Emanuela. Emanuela ci chiede che cosa sono queste luminarie. Allora, questa è la settimana di Santa Restituta. Santa Restituta è la patrona del comune di Laccameno. Si festeggerà il 17 maggio, proprio il giorno di Santa Restituta. La leggenda ci dice che era una martire di origine cartaginese che venne torturata a Cartagine dai romani e come ultimo martirio, pensate, la dovevano mettere, anzi l'avevano messo su una barchetta coperta di pece, a cui poi dovevano appiccare fuoco. Poi per intervento divino l'angelo bloccò tutto, fece prendere fuoco la barca dei romani e sospinse da Cartagine, nel Nord Africa, fino alla Baia di San Montano, che scoprirete oggi pomeriggio, la santa. Nel frattempo apparve in sogno ad una donna del luogo che si chiamava Lucilla e le disse di svegliarsi, di correre sulla spiaggia perché c'era una persona che ha bisogno di lei. Quindi lei si destò dal sonno, corse sulla spiaggia, trovò questa barca e dove era approdata la barca, pensate, nacquero tutti i gigli bianchi, proprio in senso di purezza, e si affacciò all'interno dell'imbarcazione e trovò questa ragazzina che era ormai spirata.
non conoscendone il nome, la chiamò Restituta, che significa restituita dal mare. In realtà molto probabilmente i resti di Santa Restituta vennero portati da alcuni profughi di Cartagine nel V secolo d.C. E adesso proseguiamo per il centro, ecco quindi che proprio in questa settimana ci saranno tutte manifestazioni. Pensate, domani in serata alle 21 ci sarà una bellissima processione teatralizzata proprio all'interno della Baia di San Montano, che ci mostrerà con tutti gli attori il racconto che vi ho appena detto, l'arrivo di Santa Restituta nella Baia. È una processione molto seguita, molto bella. Poi il giorno dopo ci sarà la processione via mare, proprio perché deve proteggere tutta l'isola. E c'è anche un'antichissima processione, si perde nella notte dei tempi, che è la perdonanza a Santa Restituta per lo scampato pericolo della peste o molto probabilmente del colera. E pensate che si veniva a piedi dai vari comuni dell'isola fino qua all'Accamino. E qui vi faccio ammirare uno scorcio bellissimo sul paese. Troviamo ancora queste spiaggette, che sono in parte spiagge libere e in parte ci sono degli stabilimenti, quindi si ha la possibilità in tutte le spiagge dell'isola di poter usufruire gratuitamente di alcuni spazi, mentre chi vuole avere le comodità può affittare l'ombrellone con le sedie e i lettini. E qui abbiamo questa chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, vediamo la facciata in stile barocco. Non si sa bene questa chiesa quando sia stata costruita, la chiesa chiaramente originale, perché quella che vediamo noi è quella barocca, però pensate che all'interno, a sostegno di un'acquasantiera, c'è una statua antichissima, noi non sappiamo se risale al periodo greco del paese o al periodo romano, che rappresenta Ercole Leonino, proprio come sostegno di un'acquasantiera. E su in alto, vedete, sulla destra, una torre. Adesso ve la inquadro un po' meglio, zoom, eccola qua. Torre che in passato serviva proprio da avvistamento e da difesa contro i pirati, risale al periodo aragonese, siamo verso la fine del XV secolo, quando Alfonso I d'Aragona impose delle gabelle, delle tasse, per poter costruire delle torri di avvistamento e da difesa proprio contro le incursioni piratesche. Pensate, di giorno si facevano dei segnali col fumo nero, e di notte dei segnali col fuoco, proprio ad avvertire la popolazione a mettersi in salvo. E pensate, proprio la prima incursione piratesca avvenuta sull'isola l'abbiamo proprio qua all'Accamino. Siamo nel IX secolo d.C. quando arrivano i Mori. Arrivano qua all'Accamino, razziano tutto e vennero chiamati Mori proprio perché non se ne conosceva allora, all'epoca, la provenienza geografica, e di conseguenza gli vedevano scuri in volto e li chiamavano così, Mori. E pensate, sono durati con una certa insistenza fino alla fine del XVII secolo, poi sono diventate molto più rare. Noi abbiamo testimonianza addirittura di riscatti pagati alla fine del 1850, più o meno tra il 1849 e la fine del 1849 e il 1850, quindi nemmeno tanto tempo fa. E adesso stiamo per avvicinarci proprio al centro, alla piazza Santa Restituta, dove c'è la chiesa della Santa. E lì vedete, hanno montato un palco perché durante questo periodo dove si festeggia la Santa si tengono anche dei concerti, delle manifestazioni. Quindi per chi volesse venire qua in vacanza a maggio, ecco, magari scegliere questo periodo sperando in un tempo più clemente,
può essere veramente una buona idea, anche se dobbiamo dire che noi isolani, quando è Santa Restituta, diciamo che c'è sempre il famoso scirocco di Santa Restituta. Questa è una antica, diciamo, sì, leggenda che si narra con in parte leggenda, in parte con un fatto realmente accaduto. Adesso guardate, vi inquadro la torre dell'orologio, che adesso fa parte del municipio, ma che tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600 venne costruita dai frati carmelitani in difesa proprio della chiesa. E fu proprio nel 1635 che ci fu una terribile incursione da parte dei Mori, dei Saraceni, che razziarono tutto. Gli abitanti dell'Accamino riuscirono a salvarsi e loro, proprio a dispetto, questi pirati rubarono le campane della chiesa. Le rubarono e andarono via. Appena si misero sulle barche, sulle imbarcazioni per poter andare via, ecco che si scatenò una violentissima tempesta di scirocco e i pirati furono costretti ad gettare le campane in mare. E tuttora si dice che nel luogo dove sono state gettate in mare le campane, nella settimana di Santa Restituta, ecco, si sente il suono, una melodia particolare derivante da queste campane. Il fatto chiaramente delle campane rubate è vero, e proprio le campane della chiesa hanno un'iscrizione sopra che ci ricorda che sono state poste proprio lì dopo il 1635. Abbiamo un'altra domanda. Ciao Luca. Come si può raggiungere l'Accamino? Allora Luca, direttamente via mare, a meno che qualcuno non venga con una barca privata, l'Accamino non è dotato di un porto commerciale. Però si può arrivare al porto di Casamicciola. C'è un aliscafo, è l'unico aliscafo che arriva a Casamicciola, passa prima per Procida e impiega più o meno da Napoli un'oretta. Casamicciola dista un paio di chilometri da qui e poi si può arrivare o col pullman o con un taxi, sono 5 minuti e si arriva all'Accamino. Altrimenti dal porto principale dell'isola, che è il porto di Ischia, lì ci sono più navi e aliscafi che arrivano, quindi considerare però da Ischia Porto ci vuole una ventina di minuti per arrivare qua. E quello che vi sto inquadrando adesso è il reparto termale del primo 5 stelle costruito qua sull'isola grazie ad Angelo Rizzoli. E adesso cercheremo di entrare in chiesa. Vi farò vedere questa chiesa, che pensate già come primo oratorio nasce intorno all'anno 1000, siamo nel 1036, poi viene ricostruita varie volte. L'ultima costruzione la si deve dopo la distruzione da parte della chiesa del terremoto del 1883 avvenuto a Casamicciola. E dopo questo terremoto venne edificata la chiesa, ma soprattutto venne edificata, adesso spero di riuscire a farvelo vedere, con un soffitto in legno a cassettoni antisismico, una delle prime chiese costruite in maniera antisismica. Ecco, vedete il tempio dedicato a Santa Restituta. Pensate che i carmelitani che ebbero la gestione della chiesa, all'epoca il vescovo alla fine del 1500 si chiamava Polverino, diede dei diktat: prima cosa, non poteva essere cambiato il nome della chiesa e soprattutto i carmelitani avrebbero dovuto costruire la torre nel giro di un anno. Quindi pensate un po'. Qui abbiamo il municipio e adesso vediamo un attimo se riusciamo a entrare nella chiesa, anche perché ci sono le comunioni e quindi
non vogliamo dare fastidio, però vi faccio vedere la bellezza straordinaria di questa chiesa. Guardate che meraviglia, e vi inquadro anche il soffitto antisismico, capolavoro ingegneristico dell'epoca. E sia a destra che a sinistra dell'unica navata con cui è fatta la chiesa ci sono dei quadri che ci raccontano del martirio di Santa Restituta su in alto. La santa la vediamo lì a centro e qua abbiamo la chiesetta dove troviamo la statua di Santa Restituta. Non vogliamo dare fastidio perché c'è il parroco che aspetta le confessioni, e abbiamo questo bellissimo pavimento maiolicato. Troviamo, guardate, proprio davanti all'altare, al paliotto dell'altare, la barca, sempre simbolo di Santa Restituta. Abbiamo una statua lignea bellissima della Santa, risale al XVI secolo, e poi vediamo se riesco, vedete poi le balaustre che sono state come ex voto dati, regalate alla Chiesa nel 1707, ci sono i nomi dei benefattori. Guardate, se riesco vi faccio vedere sia una parte del muro paleocristiano della chiesa, ecco qua, in opus reticolarum, e poi, anche perché questa chiesa nacque su un tempio dedicato ad Eracle, e poi qui questo cofanetto dove ci sono alcuni dei resti della santa. Adesso entriamo, vediamo, vi faccio vedere la sacrestia. Questi sono tutti reperti ritrovati all'interno della chiesa, perché il parroco, il penultimo parroco che c'è stato, Don Pietro Monti, è stato anche un archeologo, quindi non professionista, ma come se fosse stato un archeologo professionista, perché nel rimuovere il pavimento antico della chiesa per poterlo, diciamo così, restaurare, ha scoperto i vari strati, e al di sotto della chiesa sono arrivati fino a scavare praticamente e trovare dei reperti di epoca romana. Purtroppo gli scavi sono chiusi al momento e aspettiamo che il vescovo ci dia il benestare per poter riaprire di nuovo questi scavi, che sono di un interesse veramente straordinario. Vi sto inquadrando questa teca, è una delle tante teche che abbiamo con gli ex voto, guardate. Ci sono tutte le varie zone del corpo, sono stati degli ex voto, sono lì, sono quelli là che sono nella teca, sono tutti in argento, che sono stati dati come grazia ricevuta alla Santa per le guarigioni avvenute, vedete, ci sono braccia, mani, cuori e così via, quindi le parti del corpo che vengono rappresentate nella teca sono state delle malattie guarite grazie alla Santa. Andiamo verso l'esterno. Vedete qua, abbiamo un confalone che verrà portato durante la processione, uno stemma nobiliare, e poi qui una lapide che è stata appunto dedicata a un ragazzino deceduto in età molto molto giovane. Di nuovo un arrivederci, al prossimo appuntamento.